Sì, lo so, non dovrei venire vestita in ufficio così, ma ho troppo lavoro da fare. Anche se sembra che spaccio droga in prigione. No, sai, arrivo da una partita di dodgeball per single. Che cos'è? Hai presente la palla prigioniera? Beh, l'evoluzione agonistica. Senti, non mi guardare così perché è uno sport serissimo, eh? Perché lo faccio? Perché è una delle 20 attività per single che ho deciso di frequentare. Ma perché? Perché gli uomini più invecchiano e più diventano affascinanti? Mentre io invece devo leggere libri intitolati Come nascondere le braccia, Come nascondere la rabbia, Come avere appuntamenti dopo 30 anni. Sai cosa dice questo libro? Che il successo in amore è per le donne sicure di se stesse. Cioè, per questo libro, se tu sei pessimista o negativa, sei a rischio zitella inacidita. Poi forse hanno anche ragione, per carità. Io quando entro in una stanza e mi dico, chi vorrei conoscere? Beh, sai qual è la risposta? Nessuno, nessuno. E poi, anche a dodgeball, no? C'era questo ragazzo, per carità, carino, però continuava a rubarmi la palla. Cioè, a un certo punto, non lo so, cioè, ha fatto un'infrazione e mi ha insultato di brutto. Continuava a prendermi in giro, farmi i sorrisetti, farmi l'occhiolino, dai. Però a un certo punto ho pensato al libro, no? Mi sono detta, ma non è che forse, per caso, sono io che sono negativa e in realtà lui sta solo flirtando con me? E allora ho avuto sì un'illuminazione. Io sono critica. Io sono criticona, sono acida, sono pessimista. Cioè, che poi in realtà è solo apparenza, perché se tu mi conosci bene, poi in realtà ti accorgi che sono in gamba, sono anche molto divertente. Devi solo avere il tempo per conoscermi. Vabbè, comunque ho deciso di smetterla di essere negativa e allora andare dal ragazzo e dirgli tutto quello che volevo. E allora sono andata lì e gli ho detto, ascolta, questo è quello che voglio in una relazione. Voglio un ragazzo monogamo e da qui non si scappa. Voglio un ragazzo a cui piacciono i musical, ma che capisca che deve stare zitto, zitto quando guardo il Trono di Spade. Io voglio un ragazzo che svuoti completamente la lavastoviglie e non prenda solo le forchette pulite come faccio io. Io voglio un ragazzo con le mani e i piedi che non sono sudatici, che fanno schifo. Io voglio un bono come quelli dei, non lo so, dei cartoni, della Disney. Io voglio un uomo che voglia stare con me, anche da vecchio. E lo mi ha guardato, mi ha sorriso, io mi sono sentita al settimo cielo, finalmente qualcuno che mi accetta per quello che sono. Io mi immaginavo, non lo so, invitarlo al pranzo di Natale con tutti i miei parenti. E lui poi mi ha risposto: Disculpa, io hablo solo spagnolo. Ah. Ok.